Buongiorno, benvenuti al Caffè da Biondo. Questa mattina siamo con lo stesso Biondo che è alla mia sinistra e con Raffaele Stampone. Biondo e Raffaele sono due bravi ragazzi, insomma, sono due brave persone che si dedicano a attività benefiche e di questo noi dobbiamo dare loro atto. L'ultima che si stanno inventando, ma no, che avevano fatto già l'anno scorso, è un'iniziativa in favore della Caritas. Ce la spiega Raffaele. Sì. Intanto che arriva la ragazza con i caffè. Buongiorno a tutti. Sì, anche quest'anno con Biondo abbiamo deciso di fare questa iniziativa a favore della Caritas della parrocchia di San Nicola, e infatti manda i suoi saluti anche Don Beniamino, che purtroppo non è potuto venire questa mattina, però ci teneva e ringrazia anche voi per averci dato questo spazio. Sì, allora praticamente in cosa consiste? Allora, praticamente ogni famiglia che vuole portare i propri doni ai bambini più piccoli, diciamo da Babbo Natale, può contattare o me o Biondo, i numeri di telefono comunque girano anche sul web, le locandine sono... Ah, un attimo, stanno arrivando i caffè. Grazie. Grazie. Io vorrei vedere Pamela che ci porta il cappuccino. Sì, caffè è mio. Di Orazio. Grazie. 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 Quindi devono... Scusa Raffaele, per capire, le famiglie che vogliono portare i regalini per i bambini... per Babbo Natale, diciamo, possono contattare o Biondo o me sulla locandina che penso potrete anche mettere in sovrimpressione. E praticamente domani sera, il 23, venerdì 23, dalle ore 17 più o meno, fino alle 19, verrà allestita qui a fianco al Bar Biondo una casetta con Babbo Natale dentro, all'interno, e distribuirà i doni che le famiglie ci daranno per poi riconsegnarle ai bambini, perché poi Babbo Natale, scusate, consegnerà ai bambini. Quindi se la nostra operatrice Michela domani sera è disponibile, veniamo a fare un po' di riprese se i bambini hanno le liberatorie, altrimenti li dobbiamo riprendere da dietro. Scusa, mi ero dimenticato. E poi con un piccolo contributo, da donare, un'offerta da donare, poi verranno raccolte tutte quante queste offerte e verranno devolute alla parrocchia di San Nicola. Perfetto. Allora, grazie Raffaele. Bio, tu quando si tratta di queste cose non ti sottrai mai? No, questa a dire il vero è stata una mia idea l'anno scorso, però quest'anno abbiamo cambiato il format. L'anno scorso, allora, innanzitutto mi era venuto in mente, già qualche anno fa lo volevo fare per devolvere il ricavato per gli amici a quattro zampe, però poi mi serviva una mano e... Per organizzare tutta questa cosa qui, perché ci sta un bel lavoro dietro, e ho chiesto una mano a Raffaele. Poi, frequentando la parrocchia di San Nicola insieme a lui qualche domenica, mi è capitato di assistere alla messa insieme, ho pensato invece di, siccome Don Beniamino sta facendo un grandissimo lavoro qui a San Salvo, ho pensato di premiare la sua iniziativa di costruire la Casa della Carità, e quindi ne ho parlato con Raffaele, che si è messo subito a disposizione, e l'anno scorso invece di fare una consegna dei regali dove i bambini vanno da Babbo Natale, abbiamo fatto andare Babbo Natale a casa dei bambini. Eravamo in tre o quattro a fare questo giro
insomma, per le case di San Salvo, con un, abbiamo riscosso un grande successo, è stata una bella iniziativa, soprattutto vedere i bambini, abbiamo visto anche dei bambini spaventati, però questo... E quest'anno invece abbiamo pensato di farlo in piazza per dare la possibilità a più persone di poter ricevere questo il regalo, insomma, da Babbo Natale. Speriamo che ci sia una bella risposta, già abbiamo alcune prenotazioni e aspettiamo tutti domani sera dalle 17 alle 19. Sì, domani sera 23. Senti, consentimi, mi hai portato il calendario del... Sì. Come al solito, questa è un'altra tua iniziativa. Sì, questa è un'iniziativa. Quest'anno ce lo puoi illustrare, poi sì. A te lo faccio commentare come proprietario di un cane. Sì. Lui ha anche contribuito con l'acquisto del calendario. Anche contribuito, vai. Niente, praticamente anche quest'anno sto dando una mano all'associazione Amici di Zampa di Vasto, che... cura i randaggi, recupera e cura i randaggi del territorio, sono molto attivi anche su San Salvo, infatti ogni volta che li chiamo, diciamo, se vedo qualche randaggio, sì. Intervengono sempre. Il calendario ha un costo di 8 euro minimo, un'offerta minima di 8 euro e l'intero ricavato andrà in beneficenza, diciamo, all'associazione. Anche quest'anno c'è la sponsorizzazione di Giovanotti, sì. Che facciamo vedere per la regia. Ha adottato diversi cani qui a Vasto. E ogni sono anno, anche gatti. Sì, anche dei gatti, randaggi. E, insomma, se vi fa piacere, oltretutto potete adottare anche un cane. Non come regalo di Natale, perché sennò poi finiscono per le strade questi animali. Però diciamo. Lo trovano qua il calendario da te. Il calendario per ancora per qualche giorno. Tu invece come proprietario di cani che ci dici? Allora, i nostri amici a quattro zampe sono parte della famiglia, devono essere comunque trattati in un certo modo. Il cane deve fare il cane comunque, non deve diventare un oggetto oppure... Un figlio, oppure magari un figlio, quindi deve fare comunque il cane e il gatto deve alla stessa maniera deve fare il lavoro del gatto e quindi non vanno assolutamente trattati male in primis e non vanno di certo abbandonati, quindi come diceva anche Biondo non devono essere un oggetto da regalare e poi magari scaricare. Questo assolutamente è una delle tante raccomandazioni. Niente. Poi comunque sì, anch'io ho acquistato il calendario per donarlo agli amici di Zampa di Vasto, per donare il ricavato. E, quindi invito chi non l'ha fatto finora di venire qua. Male. Diciamo, questo può essere un'idea regalo, un pensierino regalo, ma sicuramente non può essere l'animale, il cane o il gatto, un oggetto da regalo, insomma, per le feste. Grazie Biondo, grazie Raffaele, grazie per quello che fate e grazie a Michela che ha fatto le riprese. Grazie.